Oggi è venerdì e per l'Italia è il secondo giorno da zona protetta. Roma, città deserta, tabaccai e supermercati presi quasi d'assalto, quindi con grande file anche nelle farmacie per cercare le mascherine che sembrano ormai introvabili. Com'è la situazione a Milano? Lo chiediamo a Roberto. Buongiorno da Milano, stessa situazione a Milano, le mascherine introvabili, ovviamente i blocchi, però ancora tanta gente in giro. Io invito veramente a restare a casa per quanto possibile, attenetevi alle disposizioni. Ho notato che c'è un po' troppa gente in giro, ovviamente i controlli non riescono a monitorare tutti e quindi appello al nostro senso di responsabilità. Allora, i dati della Protezione Civile di ieri ci dicono che i casi totali in Italia sono 15.113, okay. I guariti 1.258, i deceduti 1.016, i casi totali sono appunto 12.839. Andiamo al dato della Lombardia, la regione decisamente più colpita. I guariti sono 1.085, i positivi 6.896, i deceduti 744, per un totale, pensate, di 8.725 casi. Che dire, niente, questi numeri ci devono far riflettere. Però io vorrei proiettare un'immagine che veramente dà il senso, dà un senso a queste giornate. Guardatela, è una bambina nata ieri all'ospedale civile di Brescia. Brescia, poi ci collegheremo con Brescia. Come sapete è una delle zone più colpite dal virus. Questa foto, rimandiamola per favore, ci dà davvero una grande, grande speranza. E allora io volevo che passasse anche questo, che la vita avrà la meglio, e questo è importante. Andiamo a vedere cosa pensavano, abbiamo parlato di città serrata, cosa pensavano i commercianti poco prima del decreto in cui si stabiliva la chiusura totale. Il servizio è di Carlotta Ricci, che rivedrete poi in due situazioni difficili nel corso della puntata. Cosa pensa della proposta di chiudere gli esercizi tranne quelli essenziali sempre? Io sono super d'accordo, perché almeno abbiamo una regola precisa per tutti, sappiamo quello che dobbiamo fare, perché anche noi abbiamo dei dubbi. Almeno temporanea, una decina di giorni. Proprio perché i negozi aperti dal mio punto di vista sono un incentivo all'uscire. Il danno economico c'è comunque, perché di fatto gli incassi non ci sono. Abbiamo deciso di chiudere, innanzitutto per anche l'incolumità dei clienti e nostra. Perché ha preso questa decisione lei? Non c'è nessuno. Cosa pensa della proposta di fermare i mezzi pubblici? Io spero c'è di no. Perché fermare anche quello? Almeno qualcuno va in giro, La prima cosa da chiudere erano le metropolitane, perché c'è comunque non strapieno la gente abbastanza vicina uno all'altro nei vagoni al chiuso. Se mi tolgono anche i mezzi pubblici devo giurare il mio rione e basta. Non la preoccupa il fatto che sui mezzi c'è più possibilità? Sì, però mi preoccupa. Difatti ero in metropolitana, sono sceso di corsa perché un signore aveva una tosse che non finiva mai. È un disagio per i cittadini che non possono muoversi. Guarda, io ho anche una handicap di mobilità, quindi raddoppia il mio problema. O se preferisce lo migliora, perché sto a casa e non mi muovo. Amici, rimanete a casa. Permettetemi di ringraziare le forze dell'ordine. Le ho viste ieri in azione in diversi presidi, in diversi blocchi, e hanno un rispetto enorme di chi lavora
e anche dei nostri anziani che richiedono un po' più di attenzione. Questo lo volevo dire. Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore in collegamento via Skype, buongiorno. Buongiorno a voi, da casa naturalmente. Sì, Alessandro, la Banca Centrale Europea ha varato una serie di misure. Ce le vuoi spiegare in termini semplici, davvero? Abbiamo un minutino e mezzo. In termini semplici, per aiutare il sistema finanziario le banche centrali hanno due strumenti: tagliare i tassi o aumentare la liquidità che viene data al sistema finanziario, ovvero alle banche. La BCE ha scelto questa seconda strada, la Federal Reserve ha scelto di tagliare i tassi. In realtà noi siamo già a zero in Europa, mentre la Fed aveva un margine un po' più alto. Perché la reazione negativa? Perché certamente non basta dare più liquidità per arginare un'epidemia e soprattutto la correzione che in questo momento c'è in borsa, quella che vediamo tutti e stiamo pagando, vediamo sui giornali, di fronte a un mercato finanziario che non si fida della risposta dei governi, più che altro a quello che viene definito come emergenza economica. Senti Alessandro, ma qual è lo scenario verosimile che si prospetta a questo punto? Ma sotto il profilo delle borse continuerà a scendere ancora la borsa, questo è evidente, ma soprattutto, ripeto, per un motivo: se l'economia è ferma, la borsa naturalmente sta perdendo tutto quel grasso, quella speculazione in più che ha avuto in questi anni. Sono 10 anni di crescita c'è stata, quindi prepariamoci a quello. Però allo stesso tempo noi italiani dobbiamo ricordare una cosa importante: quando ci sono le indagini sul risparmio, un italiano su 10 ha i titoli in borsa, gli altri no. Allora noi stiamo somatizzando una crisi di borsa che in realtà nel risparmio degli italiani entra poco. E poi una seconda cosa, è importante ricordare che la borsa è una rendita, non è un reddito. Quello che oggi dobbiamo difendere sono gli stipendi e i redditi, non le rendite finanziarie. Ecco, naturalmente è chiaro che ce la faremo, i provvedimenti messi in atto sono solidi? Ma per il momento... che è una domanda banale, ma io devo tranquillizzare la gente. Diciamo così, nel breve termine sì. Quello che dobbiamo essere certi di poter contare è che se l'emergenza aumenta, il nostro governo, ma in generale il sistema, abbia più risorse a disposizione. E questo certamente la BCE non ha dato una risposta. Grazie Alessandro Palaterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. La chiave è tutta questa alle mie spalle. Restate a casa se potete per far tornare tutto